Ferrari arriva a Francoforte con la 488 Spider e gli eterni rivali di casa Lamborghini non stanno di certo a guardare, presentando la sensazionale Huracan Spider. Una supercar che sfida il cavallino con soluzioni tecniche molto differenti. Prima di tutto qui abbiamo un motore a 10 cilindri che rimane aspirato e la capottina è rigorosamente in tela. Erede della gloriosa Gallardo, la nuova Huracan Spider porta la cavalleria a quota 610 cavalli. Grandi novità però anche a livello del cambio automatico, che era il vero tallone d'Achille della Gallardo. Sulla Huracan infatti troviamo il nuovissimo doppia frizione a 7 rapporti che abbiamo già trovato sul modello coupé. Le prestazioni anche in questa variante en plein air sono da capogiro. In 3,4 secondi si arriva a 100 km orari, ma si può spingere la velocità massima fino a raggiungere i 324 km orari. Naturalmente anche la Huracan Spider mantiene il classico schema a trazione integrale, vero e proprio segno di riconoscimento delle Lamborghini del nuovo millennio. Anche in questo caso però troviamo un occhio di riguardo in più per l'ambiente. La Huracan Spider infatti è dotata sia dello start and stop che della tecnologia cylinder on demand, che permette di disattivare parte dei cilindri quando non è richiesta tutta la potenza.